porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Siamo sempre più abituati a vivere in un mondo dove tutto è live 24 ore su 24 e siamo circondati da telecamere, sia quelle dei nostri smartphone, sia quelle di sicurezza nelle nostre città. Lei è d'accordo con il fatto di rinunciare a un po' della nostra privacy a favore della sicurezza in città? Sì, sono d'accordo moltissimo, purché funzionino, eh? Perché ho visto che tante volte le telecamere poi non funzionano e quindi è inutile metterle, ma se funzionano fanno bene. Nei punti strategici. Perché ormai, sa, nelle zone i furti e, anzi l'altra sera nella notte di, della notte bianca sabato sera, se non ci fossero state le telecamere non avremmo visto qualcuno che faceva qualche danno. E questo serve. E non è tanto la privacy, non è che una privacy. Uno che interrompe un delinquente non è privacy, ha un bel lavoro. Quindi per lei è più una questione di sicurezza che non... Sì. A un certo punto la privacy bisogna lasciarla un po' perdere per la sicurezza. Secondo me, poi, nel mondo in cui siamo, è così. E pensa che queste telecamere, che anche quelle che non funzionano, non possono comunque avere un effetto di... Sì. Sono come quando si mettono davanti alle case e vede, sembra che ci sia l'allarme e poi non c'è. È un deterrente, ma... fino a un certo punto. Quindi quali sarebbero i punti strategici qua a Casteggio dove mettere delle telecamere? Le Vele, Piazza Martiri, Via Vigorelli, dove viaggiano 200 all'ora, Piazza Cavour ormai, Via Roma no perché negozi non ce ne sono più, e il Viale delle Stazioni. È una cosa giusta e ci andrebbero anche quando si va al gabinetto, scusate il termine, mi fa piacere. Sì. Quindi è una questione di sicurezza proprio? Sì, della città diciamo. Non solo dal paese, dalla città. No, a me non mi dispiace, sono contenta. Non ha nessun problema per la privacy? Io non ho niente da nascondere, anche se fossero ben qui, non è che se qualcuno le dà fastidio le faccia togliere, cosa vi devo dire? Non c'è problema. Anche quando comunque a volte si pensa che non funzionino, riescono secondo lei comunque a dissuadere dal crimine? Ma il fatto che non funzionano è perché non le fanno funzionare, non è che non funzionino, non le fanno funzionare, perché se le mettono funzionano e poi non le fanno funzionare ma funzionano, quindi... Sì, certo, penso sia indispensabile dopo tutto quello che succede, insomma. Cose brutte, insomma. Quindi pensa che possano appunto aiutare le autorità in caso di crimini che avvengono sia per strada che... Sì, certo. E, spesso però il dilemma che ci si pone è, ma funzionano davvero o non funzionano? Logicamente dovrebbero funzionare, però in certi casi purtroppo non funzionano, o bisognerebbe controllarli perché magari vengono rotte, però se funzionassero sicuramente aiutano a... essere anche un po' più sicuri. Possono essere anche non funzionanti, a volte possono comunque dissuadere. Esatto. Pensa per esempio qua a Casteggio, ce ne sono abbastanza, ce ne potrebbero essere di più? Ma adesso qua a Casteggio ne ha messi nelle vie principali, in entrata, vicino ai semafori, ne ha messi recentemente e possono sicuramente servire per le macchine che entrano, per... logicamente bisognerebbe metterle anche un po' dappertutto perché purtroppo c'è tanto vandalismo, rompono anche vicino ai cassonetti, dappertutto, però purtroppo dappertutto non si può.